Se volete potete fare anche due passi giusto per i trovare vai. Ah, cioè okay. Fate gli ultimi due passi. Facciamo qua, uno, due. Ok. No, più indietro perché lei la becca a metà dopo. Allora passiamo da mamma. Facciamo un mezzo passo. Sì, okay. Un pettegolezzo. Sì, sì, proprio veramente. Che cazzo stiamo andando? Arrivo. No, scusa, stai scherzando. Vittorio. Cioè Monica sei veramente la frutta. Non mi ricordo. Tanto io sto aspettando lui che gli indica braccialetto, ma non c'è mai una prova tangibile di quello che succede. È proprio vero. E poi dopo dicono anche che la mente tutti devono essere. Aspetta. Sì, ma chissà perché succedono sempre gli altri, non c'è mai bisogno di una prova. Cazzo vero. Detto, aspetta. E allora dai, proviamo. Penso di sì. C'è un fatto che si dice che succede abbastanza tutti da parte. Sì, chissà perché capita sempre agli altri, non c'è mai una soluzione. Uno spazio di prova. Dopo io ho sentito dire che tutti ci devono chiedere, allora se è così vuol dire che tutti devono essere suggestionati in partenza. Una cosa. Ma scusami, tutte quelle cose che succedono, tipo i poltergeist. Sono è difficile. Vai Dani, devi dirlo per forza. Per forza forza, aiutatemi. Io non credo che una tavola possa fare chissà che. Se succede qualcosa è tutta colpa di suggestione. Boh. Tutta autosuggestione. Secondo me quando sei lì puoi sentire di tutto. Non so, mi hai mai provato? Se tu bevi una bottiglia. Cazzo bello! Stupidaggine. Scusate, ho fatto una. Dai, che è più serio questo. Italia 1. Proviamo. Scusa, e com'è che si inizia e si finisce? Leggiamoli se vedere. Comunque farò io da interlocutore, ci penso io. La planchetta non si muoverà subito. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? C'è qualcuno che vuole parlare con noi? C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Va bene, dai, tanto è. Qual è il tuo nome? Merda. Merda, è il tuo nome. Ci sono arrivato. Era l'effetto della corda che si tende. Il tuo cazzo di riflesso è vero, guarda come è teso. Aspetta, c'è una cosa che non va. Sì, ma se tutti registrano così. Vabbè, vai, adesso possiamo anche tagliare. Ah, perfetto, la mia tagliata. Sì, vai. Poi dopo fate il montaggio. Aspetta, vai, vai. Fuori. Sì, ma se tutti registrano così? Sì, ognuno spingerebbe una direzione di. Aspetta. Si può tagliare, però. Dove ha sentito la vibrazione? Tutti gli altri smettono e si limitano solo a seguire. Ogni domanda poi scusate. È la tavola. Cosa? Non dovevo andare alla Luigia. No, la Luigia! Cosa? Non dovevo andare con la tavola. Non dire stupidaggini. No, scusa, si dimentica. Cos'è qualcosa? Cioè, me la sta serio. È già tutta la formazione dell'Inter. No, no, ma che non c'entra niente. Una cosa che mette tristezza, vai. Carnavarro, si rinato così. Ciao Pede. Smettila, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è perdere la televisione. Scusami, la luce, la bottiglia e adesso anche un porco. Che cosa vuoi in più per crederci? Ma cosa? La luce, la bottiglia e adesso anche un po'. Dani, scusami. Non ti incazzi con me. Emi!
quel caso. Ma cosa? La luce, la bottiglia, di... Aspetta. Aspetta che Davide sta ridendo. Sì, vabbè, Vittorio, non mi sembra comunque il caso. Tanto ormai ci sono dentro. Io? Io non ci provo niente. E l'amore. Amore. Amore. L'hai detto tu, ci siamo già dentro. Interroghiamo la Luisa. Affrontiamo le nostre paure. Qual è il tuo nome? Lo dico prima io. Qual è il tuo nome? Sto pensando. Anzi, qual è il tuo nome? Vi? Vi? I? Puoi darci un'ultima prova? No. No. Basta, Ivan, smettiamola. Ok, ok. Sei stato tu? Sì. Sì. Ma porca sia. E riprendiamo da qui per adesso. No, aspetta, sono fatto. Ma perché non me la ricordo? Mettemi la giacca. Hai pensato bene. Basta, Ivan, smettiamola. Ok, ok. Sei stato tu? Sì. Sì. Senti, continua con qualche parte, facciamo un taglio su qualche parte. Vai. Non ci credo. Vai, da quella. Ah, mi sconcentro. Ma che parte nell'altra stanza? Oh no. Io no, non mi vedo, no. Dirlo non è possibile. Certo, non lo scrivo, no. Vai adesso. Ci vedo un bel. Cerchiamo in internet. Chiediamo in internet, in biblioteca, cercando la gente. Cercando la gente! Vai, veloce. Chiediamo in internet. Cerchiamo. Chiediamo. Forse ci siamo fatti suggestionare troppo dalle coincidenze. Non lo so, Evi. Non lo so più. Ma quello che è capitato oggi. Era buona, era buona, mi ricordavo tutte. Perché mi ha fatto perso il culo. Dai, mi facciamo venire in mente. Dai, non ti avventurare in queste cose poi, copione. Devi copiare perché sono. No, adesso lo so. Probabilmente ci siamo fatti prendere la panico. Cioè, tutto questo è bloccato. Dai, io devo andare. Ok. Ciao, fai. Non ti preoccupare, adesso ti mando andare a letto, ti chiamo. No, ti alzo, se sei partito o ti alzi. Ok, ciao, allora, buonanotte, ciao. Aspetta, mi piglia. Ok, buonanotte allora, ciao, buonanotte. Sei già male. Niente, in internet non c'è nulla che riguardi la leggenda di Tobias, ma... Perché non iniziare dove stanno i cadaveri? Io il vivo. Allora, Aramis e Monica, andate in biblioteca a cercare informazioni sulla storia del paese. Emiliano, Vittorio... Ma scusa, figlio. Ok, allora, Aramis e Monica... Ma poi... Ok, allora, Aramis e Monica, andrete in biblioteca a cercare informazioni sulla storia del paese. Emiliano, Vittorio... Quando ero bambina io, i ragazzini ci portavano per restare il paese in biblioteca. Bla bla bla. Aspetta.
Perché se... Ehi, ma poi io la conosco. Aspetta, no, no, sei dietro a Ivan. No. Ehi, ma poi... Perché siete poligarsi? Io non sarei così sicuro. Lo dico a qualcos'altro. Vabbè, vai. No. Adesso c'ho caldera all'interno. Vai. Basta, se non ti viene a piangere, così vai come. Vai. Ti lasciai andare avanti, mi. Sì, proprio nel bosco. Non so per quale motivo, ma. Nel paese, ma è contento per un personaggio del genere. Dopo si scopri. Comunque no, non ci riuscì. Dopo il colloquio con Tobias, là. Comunque no, non riuscì a sfrattare. Poi lo stesso anno, il papà di Ettore Vinicio morì a detta di medici per crepacuore. È la persa impossibile. Poi, nello stesso anno, il papà di Ettore, Vinicio, morì a detta dei medici per un arresto cardiaco. No, perché fa cuore! Vedere fa cuore! Non ce la faccio! Vabbè, voglio dire... Sono due frasi, non è... Oh, senti! Poi, nello stesso anno, Vinicio, il papà di Ettore, morì a detta dei medici per una... Ma perché... Poi, nello stesso anno, Vinicio, il papà di Ettore, morì a detta dei medici... E poi nello stesso anno Vinicio, papà di Ettore, morì a detta dei medici di crepacuore. E così nacque la leggenda. Sì. È vero che Tobias aveva un bosco e fu immaginato dalla gente. Sì, magari era un... Pirma. È vero che Tobias aveva un bosco ed era una persona influente di che... No. È vero che Tobias era un medico. Calunnia, maledizione. Nessun dettaglio. Quindi, se Vinicio ha chiesto il nostro aiuto, l'ho fatto per Ettore. Forse la sua anima non trova pace. Ha detto che è tornato senza anima, giusto? No. Io non mi ricordo bene. E questo è il motto. Quindi? Quindi? Anche se fosse, cosa c'entriamo noi in tutto questo? Prima Fabrizio, poi Danilo? Se lo spirito di Ettore è ancora in questo luogo, muova il puntatore su Yes. Devo dirlo, sì. Qualcuno deve andare alla casa. Allora, qualcuno deve andare alla casa. Davide, Emiliano, andate voi. Io c'ho... Scusa! No! Porca bestia. Quindi o il proprietario non è un amante della pulizia, oppure deve essere proprio. Capisco. Qua a casa, no, non credo. Ha una cantina che è un disastro e quindi... Ah, capisco. Sì, infatti la cantina è proprio un disastro, quindi... Sì. Sa se quella casa la tua abitata? Quella, no, non credo proprio. C'è la cantina? No, quella è un... Quella, no, non credo proprio. Una cantina che è un disastro. Ah, capisco. Eh sì, il proprietario o non è un amante della pulizia, oppure è proprio una sicurezza. Beh, tanto non è che si deve esplodere il computer se premo due tasti. Questa casa dovrebbe essere abbandonata da 1890. Chi è che prende e mette su una porta blindata? Zio Bora, che cazzo stai dicendo? Le porte blindate sono state inventate 100 anni dopo.
Anni dopo! Pronto! Viviano, ci siamo! Quando Orion dal cielo declinando in perverse pioggia e nervi il giro sopra la terra ottenendo verso. Sono frasi della poesia La caduta. Non ci ho capito un cazzo. Sono frasi della poesia La caduta di Parini, scritta nel 1685. Questi versi rappresentano la costellazione di Orione e Rigel alla seconda. Questi versi rappresentano la costellazione di Orione e Rigel è la seconda stella più luminosa del complesso, che si trova il piede destro del cacciatore. Il fiume, la casa di Tobia, guardate, allora, questo è Orione. No, adesso che hai fatto la X-Card, non sai come mai di prima. E questo è Orione. Che è il punto dove si dove è appunto. Ok, chiamo Monica. Perché ridete? Ok, chiamo Monica. Dai, non ci facciamo. Poi cosa succederà? No, dai! Vai subito! Ciao! Laggiù! O lassù! Evidentemente non ovunque. Ma non sappiamo neanche se è questo il posto. La mappa, i segni, il bosco, la casetta del Canada. Ma non sappiamo neanche se questo è il posto. La cartina, la mappa, la. Vai, che cazzo di mappa? Che abbiamo trovato, erano solo dei segni e basta, niente di più. Vabbè. Che diavolo è tutta questa storia? Cosa vuol dire che è Pegani? Oh, non sono mica cazzo di vino a ridere. Scusate. Tutto è partito da te. Gli omicidi, la puttana. Il sangue finto, l'Emiliano. No, non l'avevo visto. Dimmi che non è vero. Ma vaffanculo. Il primo è stato Fabrizio. Ha visto il braccialetto e io ho sentito come un crampo allo stomaco. È stata una strana sensazione la prima volta. L'ho visto, mi è piaciuto. No, l'ho visto. L'ho visto, l'ho visto. È giù! È strana. È strana. Non ci credo, ma ho paura.